Ciao a tutti, no, non sono impazzita, veramente non ho nemmeno così tanto caldo, ma oggi sto un po' così svestita perché voglio provare insieme a voi quel trucchettino, no, di contouring al seno per vedere se si riesce almeno otticamente, magari che ne so, tipo per fare una foto carina, insomma, no? Se si riesce a veramente far sembrare il seno un po' più grande. Io non dico due taglie in più, tre taglie in più, anche una scarsa a me andrebbe bene, perché come vedete la situazione qui da me è abbastanza tragica, quindi io credo che nemmeno il contouring possa aiutarmi, nonostante il make up faccia miracoli, ma io credo che qui non ci siano miracoli che possano salvarmi. Comunque proviamo. L'unica cosa che ci serve è semplicissimo: ci serve una terra scura, un correttore molto chiaro e qualche pennello per sfumare. Quindi io direi di iniziare dalla terra. Io ne ho due e credo che sceglierò, ho preso questa qui della M Cosmetics, si è caduto anche un pennellino, credo che sceglierò questa, perché questa è un po' troppo rossiccia, quindi credo che questa faccia un effetto un pochino più naturale, e inizio ad applicarla con un pennellino piccolo. Ho visto che praticamente loro fanno tipo così. Bene, non scrive nulla, perché probabilmente sarebbe servito, secondo me, un prodotto in crema, che però io non ho. Comunque, loro fanno, praticamente seguono la linea del seno. Ho visto qualche tutorial e io so, cioè, era da tanto che volevo provare a fare questa cosa. Ma più che altro, sì, magari, certo, da vicino si vede che è finto, no? Però magari qualche foto viene anche carina. E poi ho visto che per creare ancora di più l'effetto cercano di fare un po' di ombra chiaroscuro anche quassù, tipo così. Io non lo so che cosa uscirà fuori, anche perché, ripeto, i prodotti che ho a disposizione non è che siano proprio dei migliori. Faccio quasi paura, mi sto trasformando praticamente in uno scheletro. Può darsi che YouTube bannerà questo video, ma io non credo, perché alla fine c'è poco da vedere nel mio caso. E poi ho visto che con il correttore molto chiaro, io prendo sempre lo stesso pennellino, ma sì, chi se ne importa, vanno a illuminare queste zone qui, tipo così, tipo così e tipo qui così, e anche qui. E vediamo che succede. Allora, io non ho mai pensato sinceramente, cioè seriamente, di rifarmi, perché boh, ho comunque paura, perché sì, cioè, se uno ci pensa, così può sembrare la soluzione più semplice, no? Però è anche vero che spesso mi capita di vedere quelle trasmissioni dei disastri della chirurgia che sinceramente mi fanno un po' passare la voglia, no? E perché, insomma, rischiare di rovinarsi solo perché alla fine non ci si accetta, no? E quindi alla fine ho sempre rinunciato. Però a me, cioè, il fatto del seno piccolo ha sempre creato molto molto disagio. Cioè, io lo vedo che è comunque, come si dice, è sfumato, però in videocamera non sembra, non lo so, vediamo. Ma sì, decisamente secondo me ho sbagliato prodotti. Comunque era una prova che volevo fare. Allora, vediamo.
magari ora è anche un pochino rosso per il fatto dello sfregamento, però dai, no, non capisco perché qui continua ad essere così in videocamera quando in realtà io ho comunque sfumato ed è sfumato. Quindi magari qui non ci fate caso perché voi lo vedete così, ma è sfumato, quindi io non so. Proviamo a metterci un pochino di bianco. Vediamo che esce fuori un disastro. Però sì, insomma, a parte qui che ecco, non capisco perché voi continuiate a vederlo così. Però dai, sotto l'effetto lo fa, cavolo. Cioè, tipo in una foto, ora va bene, da parte si vede che non è vero, però se fai una foto tipo anche un po' così, no? Cavolo, la differenza c'è. Ora provo a sistemare qui. Adesso provo a metterci una specie di illuminante, sempre di queste palette che sono veramente orrende. Quindi sì, le sfruttiamo per fare gli esperimenti. Però vabbè, qua su magari ecco, non è venuto benissimo il discorso qui ossa incavate, anche se comunque io me le vedo belle sfumate. Però cavolo, qui cioè per fare anche una foto è carino, cioè si vede che, cioè guarda, basta che faccio un pochino così e sembra già che chissà quanto seno io abbia. Cioè cavolo, questa cosa mi piace. Quindi praticamente io la mattina, oltre che a truccarmi il viso, ora mi truccherò anche il seno, no scherzo. Però qualche foto così secondo me è carina, no? La volevo provare questo trucchetto. Qui purtroppo non so perché ancora è così un disastro. Mi dispiace che faccio i video a, come si dice, un po' così, alla bella e meglio, ma vado sempre di corsa. Però insomma, cavolo, qui mi piace proprio l'effetto. Ok, è tutto finto, lo so, però otticamente l'effetto lo fa, mi fa sentire un po' meno a disagio, e quindi questo ex io lo promuovo decisamente e sicuramente lo utilizzerò per le mie foto su Instagram. E quindi, a proposito, sotto trovate il link anche per seguirmi su Instagram, perché sto facendo un sacco di foto sti giorni e quindi mi piace se anche voi le guardiate. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Questo trucchettino è super super promosso anche per i casi disperati come il mio, e quindi noi ci vediamo al prossimo. Ciao!